Ciao ragazzi, oggi vedremo come fare le sfumature a mano libera color cannella. Allora, fammi capire come ti vuoi vedere. Allora, mi piacerebbe vedere delle sfumature caramello anche sul color cannella. Ok, mi piace. Di solito li fai lisci, mossi, fammi un attimino capire come te li gestisci anche per tagliarli. Ok, solitamente io li tengo lisci perché naturalmente sono proprio liscia perfetta. Ah, adesso cosa hai fatto? Ora ho lasciato le trecce ieri tutto il giorno, quindi mi sono rimasti belli mossi. Altrimenti non riesco mai a farci nulla perché sono talmente lisci che non potrei fare altrimenti, ecco. Ok, quindi quello che vorresti è mantenerli, cioè, lisci. Sì. Quindi l'ideale è tenerli pari. Quindi andremo a utilizzare questo colore per tonalizzare, che è proprio un cannello e ci sta. Lo trovo perfetto, sì. Perfetto. Bene, a questo punto andiamo a preparare lo schiarente, quindi deco, e poi andiamo ad applicarlo. Bene, adesso iniziamo a creare delle divisioni e creiamo tutti dei triangoli a raggiera su tutta la testa. Fatta la divisione, abbiamo tutti i nostri pannelli, adesso andiamo a lavorare nel centro di tutti i nostri pannelli. Bene, a questo punto inizio a lavorare le ciocche. Cosa vado a fare? Prendo una sezione interna, quando ce l'ho in mano, per andare a togliere l'eccesso di capelli vado a usare un po', posso che cotonare al posto di fare altre cose, utilizzo il foam, così questi capelli mi escono e potrò lavorare solo su una parte di capelli in maniera molto naturale. Vediamo come. Andiamo avanti, facciamo prima la parte posteriore, andiamo sempre sezione zig zag. Possiamo vedere la sfumatura già come si presenterà alla fine, con questa sfumatura, con questa diagonale e con questa V. Tutto questo viene spiegato in Air Team Academy nel corso schiariture avanzate. Bene, 50 minuti e sciacquiamo. Andiamo a vedere la schiaritura come sta lavorando. Ricordiamo che quando si controlla e quando si andrà a sciacquare la ciocca si scurirà un pochettino, quindi il risultato dobbiamo aspettarcelo più scuro. Ragazzi, se vi interessano questi contenuti iscrivetevi e attivate la campanella.
Bene ragazzi, iniziamo a sciacquare. Prepariamo i capelli per il tonalizzante e per lo shampoo. Possiamo già iniziare a vedere la schiaritura, l'effetto. Vi lascio il link dello shampoo qua sotto. Come li andiamo a gestire? Naturalmente dobbiamo per forza lavarli con uno shampoo per capelli colorati e adesso stiamo utilizzando Color Last. Naturalmente su una lunghezza così lunga è fondamentale utilizzare un conditioner o maschera, perché serve l'idratazione per riuscire a pettinarli e a districarli, perché sono capelli che hanno ricevuto un servizio tecnico. E come preasciugatura abbiamo bisogno di un olio. Anche qua abbiamo due push, distribuzione sulle mani e andiamo a applicare lunghezza punta. Si inizia già a vedere il nostro risultato e andiamo a asciugare. Cosa fare? Asciughiamo con l'aria forte e calda, tutti da una parte e tutti dall'altra, quando sono quasi asciutti verso il basso, in questa maniera. Allora, dopo aver preparato i capelli, pettinateli, districateli, togliete tutti i nodi in questa maniera. A questo punto qua utilizziamo il foam con temperatura calda, dato che abbiamo messo il protettore, e aria forte. Lei è già, ha un capello già tendenzialmente liscio, però per chi non avesse un capello liscio è ancora più importante avere aria forte e calda. Allora, il becco lo possiamo tenere sia in questa posizione che in questa posizione, come vi torna meglio. Ci sta che anche vi torna meglio tenerlo così per non sfondarvi la spalla. Facciamo questo lavoro con la mano e col foam, in questa maniera. Ragazzi, avete due scelte. Se volete più volume, utilizzate una spazzola piatta. Se volete meno volume, utilizzate una piastra. Vediamo un metodo. Prendiamo ciò che è bello e grosso, mettiamo la spazzola piatta sotto, in questa maniera, e usiamo il foam così, dall'inizio fino in fondo. In questa maniera arriviamo fino in fondo, così ci si lisciano ma non si toglie il volume. Allora ragazzi, questo qua è un taglio avanzato che si va a tagliare da asciutto, che andremo a vedere nel modulo 2 di Air Team Academy. Cosa andremo a fare? Andremo a sfondare la forma, quindi a togliere la parte rovinata, quindi tagliando qui e qui. È fondamentale la posizione della sua testa, la posizione dell'operatore, e adesso andiamo a tagliare. Questa tecnica di taglio sembra molto semplice, ma in realtà serve un sacco di tecnica, un sacco di manualità, un sacco di... devi aver pettinato i capelli in maniera perfetta per riuscire a tagliare. È proprio per quello che viene fatta in accademia, nell'ultima parte dell'accademia proprio. Ma la cosa fondamentale è proprio la manualità verso i capelli.
informazione. Come no. Shampoo da utilizzare a casa, cosa mi potresti consigliare? Allora, l'ideale è proprio uno per il colore o per la figa, che ti faccio vedere adesso. Perfetto. Così li lavi ogni 2-3 giorni e non si sporca, non c'è problema. Basta che ne fai uno, dato che li lavi molto spesso. Certo. E però oltre allo shampoo dacci un conducio, perché hanno bisogno di idratazione. Ok. Cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo fatto delle sfumature su tutta la testa. Ricordiamo che abbiamo preso delle divisioni alla gela e abbiamo sfumato, creando delle V. Dopodiché abbiamo sciacquato, tonalizzato col color cannella, quello che avevamo scelto. Dopodiché abbiamo asciugato e tagliato. Ok?